Freedom contro Lake City, ripeto, una partita che vale moltissimo perché è uno scontro diretto e quindi tra me e Scuola vogliono dimostrare di essere migliori. Lake City ha 23 punti, Freedom 24, Freedom che ha fatto passi da gigante nelle ultime due giornate, due vittorie importanti. Terza palla a mezzo subito per Lake City, però dopo tutte queste sconfitte vuole tornare alla vittoria. Secondo me Lake City oggi può vincere benissimo, perché il Freedom ha un attacco che secondo me non è così eccellente. Certo, un giocatore eccellente sì, ma non vuol dire che l'attacco sia eccellente, perché bisogna anche capire se questi Ciabatta e Sattagit possono essere messi insieme in questa sorta di attacco del Freedom. Qui General Russo ha detto, cioè più volte detto, che entrambi possono giocare come uno come prima punta e l'altro come seconda punta, entrambi, perciò non c'è problema per questo, però bisogna vedere anche sul campo oltre che con le parole. Lodis recupera un ottimo pallone sul Cavanaccio, che poi l'assenza di Pestutroci e Lexi dall'altra parte può essere determinante, certo, però il Saramma mi sembra un giocatore abbastanza caparbio, vuole sempre mettersi in mostra. Guardare qui il tacco, Ortiga poi per Donnerba, attenzione, in mezzo per El Salam, che la fa sua, Donnerba va in mezzo ancora, El Salam la tocca per sbaglio, Morutto pallone tra, rischia Morutto qua, molto bravo El Salam a fare pressing, veramente notevole, Lodis, ex del Nanna, chissà cosa penserebbe adesso. Beh, io penso che comunque Lodis del Nanna avrebbe giocato molto poco, perciò ha fatto la scelta giusta, anche perché il Fuga, ma comunque prima di questo campionato era una squadra ben accetta, una squadra ben vista, no? Che aveva giocato molto bene, aveva anche battuto il Nanna, l'ha anche battuto peraltro in questo campionato, non solo nella migliore. Perciò penso che Godz sia abbastanza soddisfatto, nonostante la posizione di classifica sia abbastanza precaria. E sarà a farlo su fallaccio su Donnerba qui. E ci sarà cartellino rosso diretto, non ci credo, per Blodis proprio, stavo parlando di lui, e c'è rosso diretto, espulso Blodis dritto sotto la doccia, che fallaccio da dietro bruttissimo su John Pullman, scusate, non su Donnerba, rischiamo molto qua Donnerba. Priceless, certo non Blodis, cioè Blodis è espulso, però penso così non poteva andare a lui. John Pullman, eccolo qui, sembra essersi rimesso, non tantissimo, lo vedo, proprio il buon lancio per taglio, si fa vedere molto bene, giriamo palla in mezzo, e Salambo in destro! Ah, questa non si può sbagliare, questa non si poteva sbagliare, poi questo Trovic infatti se non avrebbe sbagliato questa, girando il giocare di taglio, la mette in mezzo a due uomini, buono un stop, poi sono in con il sinistro a dire, guarda, non calcio l'angolo qui, con il destro è una cosa improbabile, poi c'è il primo palo, a meno di entrare con il destro lui il secondo palo, come ha fatto in occasione di gol del pareggio subito il crash, poi l'esperienza qui, insomma, El Salam ha 15 anni, non è molto esperto, è del 96, pensate un po', taglio, Daily Times, lancia benissimo per Cavanaccio, adesso Lake City ha preso le misure, Alfredo, come avevo detto, io penso che l'assenza di Fesso Troccio da una parte può essere determinante, ma dal 70% non può essere determinante, perché comunque io penso che il Salam sia un ottimo cambio, ottima soluzione a questo Troccio, lancia in mezzo, invece l'assenza adesso di Blodis in mezzo al centrocampo a fare un po' da filtro tra centrocampo attacco è fondamentale, poi insomma stato gente che ci ha fatto, non hanno mai toccato un pallone in questa partita, non li vedo insieme, non li vedo bene mascherato, attenzione allo Bertaglio lontana, però vedete sono sempre 3 contro 2, adesso ci ha fatto ancora un pallone, ma la devi dare sempre indietro al codice, a Morutto, a Mamori, che poi perde brutto pallone Ortiga, attenzione il ritardo Mamori, Cavanaccio la cosa la mette in mezzo, perde un po' l'attimo secondo me, pallone in mezzo, il salto di testa facile per Latanzowski, un gioco di stile incredibile, cioè grazie al numero 3 che peraltro è la sua quinta affermazione, la sua quinta presenza in questo campionato lì, quindi insomma non è la prima volta in gioco a differenza di molti altri portieri, di molti altri secondi portieri, ancora non gioca, non sa un po' Ortiga, e comunque hanno giocato una o due partite, mentre queste sono la quinta affermazione, la quinta presenza in questo campionato con Ligo fino adesso, mancano ancora 6 giornate. Fallaccio qui di Cavanaccio, attenzione, qui ci può essere l'altro rosso, ma giallo diretto qua, rischiato molto, qua rischiato molto, Lecca qua ci è andato sicuro sul giallo, anzi
non sarei così certo. Quando nel mezzo, stratteggiante di testa, il suo problema era Magonasca che lascia sfilare il pallone. Colpi di testa, resta di Tacci 2, la linea dell'area, quasi improbabile il gol da lì. Dove imprimere una grande forza, una grande potenza a questo colpo di testa per riuscire comunque a mettere il pallone in rete. Quasi improbabile, diciamo la verità. Stante città, attenzione, se ne va su due uomini, stante città, grande giocata qui del coreano. Come ho detto, un grandissimo giocatore sono me. Parla in mezzo, Kaleskanovic! Ecco la risposta del Freedom però. Elexide adesso ha un po' abbassato la pressione. E qui Kaleskanovic ci ha provato, molto bravo a infiltrarsi da dietro, tra le linee. Palla non di molto fuori, ma comunque controllata ancora da mano vasca. Sì, Elexide, il Freedom attacca, però non mi sembra neanche convincente, è vero, attaccato. Mentre Elexidi mi sembra comunque abbastanza proprietario del campo, padrone del campo, non mi sembra avere problemi adesso. Fallaccio ancora, stavolta però non cattivo, cioè c'è il giallo forse, però non era un fallo da rosso sicuramente. Per Santa Città si cartellino giallo, perché era la Doneca, che mi è sicurissimo, rimane a terra taglio, intervento brutto sì, però cercava il pallone. Anzi scusa, salta al logo che rimane a terra, si alza, ma molto lentamente, lo batte proprio lui, non sembra avere comunque problemi permanenti. Lancio per Giampur, ma anticipa la C2, Santa Città. Vedete, sono 2 contro 4 o 5 avversari, e devono sempre tornare indietro. Giampur, ma attenzione, guarda un ottimo gol, Giampur, ma se no, fallaccio, attenzione! Tacci 2 qui rischia molto, rosso diretto anche per lui, e se no a casa anche la C2, qui il 9, il Freedom, veramente non so come, come potrà vincere la partita. Qua netto rosso, quello di Boss, Lecca pensavo fosse rosso perché era giro, però questo è netto rosso, non quello di prima, sembra. E già, 2 rossi, attenzione qui, Draghi è solo, il destro, calcio d'angolo, adesso per le Xidi, ampie praterie, sì, serviranno ampie praterie, ma è ovvio, è chiaro, il Freedom deve tutto chiudersi se vuole pareggiare i conti, ma mi sembra che adesso le Xidi non possa perdere questa partita. Insomma, giocavano con 2 uomini in più. Taglio, pallone in mezzo, attenzione, destro! Traversa addirittura! Anzi, non l'ha presa, Tansoski. Ancora Taglio, sempre lì, in mezzo, palla allontanata, cavanaccio di testa, attenzione, allontana qui la difesa del Freedom, ma insomma, adesso soltanto gli attaccanti in avanti, tutti gli altri 7 uomini in difesa. E il centrocampo è sparito del Freedom. Freedom che si basa molto sul centrocampo, perché un centrocampo difensivo, un offensivo, uno proprio restante lì a centrocampo non si muove, e ora invece il sistema è saltato tutto, gli schemi sono saltati. Donnarumma, attenzione, Donnarumma, grande lancio per Giampurba, da solo Giampurba sbaglia tutto, stava perdendo l'equilibrio quando aveva colpito di testa lì, secondo me una bella botta con il destro e via. Fino al tempo, grande partita delle City, però con 2 uomini in meno il Freedom adesso sarà molto difficile per il Freedom vincere questa partita. Attenzione, ci prova il Freedom subito con ciabatta, con un ottimo pallone peraltro, e andando poi su fino in fondo 1-2, bellissimo con Santa Città. Questo secondo tempo la prima volta vedo un 1-2, un passaggio tra i 2 attaccanti del Freedom per la prima volta. Di solito no, in questa partita non ho mai visto questi tocchi raffinati, questi 1-2 tra i 2 attaccanti del Freedom, ma invece adesso mi sbalordiscono. Cavanaccio, Amori, lancio subito per ciabatta, adesso l'Elexide è molto bassa secondo me, dovrebbe un po' più alzarsi, altrimenti resta un buco troppo ampio tra difesa e centrocampo, la cosa poi non va bene ovviamente l'attacco. Centrocampo deve fare un po' di equilibrio tra difesa e attacco, quindi svolgono dei compiti fondamentali. Donnarumma, attenzione, se va Donnarumma, attenzione, attenta un po' troppo, elastico addirittura. Ciabatta di testa, Canescalo, Ortica su di lui, molto bravo Ortica. Cavanaccio, Donnarumma, attenzione in mezzo al Salamma, quello che ti segna con grande facilità, al Salamma, ecco qui, si gira mascherato, sbaglia tutto il controllo, mascherato, proprio il suo difetto, Santa Città però è un gioco un po' così, quello del Freedom in attacco, d'altronde con 2 uomini in meno, Cioè la Cruz sa la difficoltà, conosce la difficoltà, gioca lui in attacco, sa un grande attaccante e sa quando mancano due giocatori importanti. E se qui Cavanaccio, grande difesa di Borutto e poi Mamori allontana in fallo laterale.
adesso ci deve essere grande sacrificio tra i reparti del Freedom. C'è un punto, partenza, palla in mezzo, partenza, palla arriva lì, Andanzoschi in due tempi, per fortuna la ritrova. Già, c'è un Burman che stava approfittando, un po' troppo lento qui Burman, forse non se l'aspettava. Mascherato, taglio, 61 sul cronometro, mancano ancora 28 minuti prima del termine della gara e mi sembra una partita che veda, che vede il Lake City protagonista. È vero, ancora 0-0, il risultato è quello che conta, però ancora 0-0, questo è da chiarire. Quindi insomma il Freedom ha creato almeno un'azione nel secondo tempo, il Lake City a parte quell'azione precedente non ha fatto nulla, dovrebbe, cioè con due uomini in più dovrebbe fare qualcosa in più. Sì, Lake City è andato a calare moltissimo peraltro in, questo, in questa seconda fase di campionato. Tenetanza, Vulcanoff, Tenetanza gira per taglio, troppo lenti, anche se hanno molti spazio, ma sono troppo lenti. Cavanaccio, attenzione allo scatto di maschera di Ortiga in mezzo, non viene servito, sarebbe Ortiga che ha fatto anche un buono scatto, meno di 30 metri, mascherato qua, sbaglia ancora il passaggio, il secondo errore successivo consecutivo di mascherato. Priceless, salta città con l'impressione che il Freedom non voglia questo pareggio al momento, non voglia sbilanciarsi troppo, ma insomma il pareggio li proietterebbe a 25 punti in zona ignota e si salverebbe ancora. Mamori, però attenzione qui, Mamori vale in mezzo, un Calab è molto bravo a lontanare, mentre se dovesse vincere Lake City il Freedom rimarrebbe penultimo perché Lake City andrebbe a 26 punti. Questa è un po' fallaccia ancora, l'arbitro no, questa volta non fischia, letta qui, qui secondo me c'era giallo netto e c'era il fallo ovviamente giallo per Mamori, l'arbitro non ha fischiato in questo frangente, non sta per niente arbitrando bene Lecca, mi sembra una partita troppo delicata per uno come Lecca che non ha tutta questa esperienza. Lancia in avanti, Tanzoschi in anticipo sulla punta centrale del Lake City, Jimmy Lula si sta sbracciando, vuole la vittoria, ormai c'è, dice, sta pensando con due uomini in più non posso perdere questa, non posso pareggiare. Ciabatta, Rezzone, Ciabatta, ma non asca il calcio d'angolo, attenzione però Freedom che in queste ultime partite veramente si sta mostrando un grande calcio, anche soprattutto di cuore. Qua grande sinistro, sarà un po' pregolata la gol, ma non asca, grande prontezza sua e la manda in calcio d'angolo. Attenzione, salta città al suo destro, pallone in mezzo, attenzione, destro, la salva sulla linea qui, non ci credo, il colpo di destra di tra il portiere Steven Crane che è salito, la porta è buona, c'è Burman e Salam e non riescono a tirare, attenzione Don Erba, Ortiga, pallone in avanti, qui però insomma Lexi doveva approfittarne con il portiere fuori dalla porta per andare a saltare. Non era Steven Crane, ovviamente la Tanzoschi che forse ha colpito proprio lui di testa, incredibile, hanno salvato sulla linea, se sbaglio Cavanaccio, proprio Cavanaccio lo fa mettere pallone in mezzo, attenzione, ha schierato in anticipo Ortiga, attenzione Ortiga, va in mezzo, dai il codice, ci mette il piede allontana e ha salvato un gol qua, secondo me salta città, ciabatta, Mamori, sento comunque abbastanza stanco, d'altronde deve sacrificarsi con 9 giocatori, 2 in meno della Lake City. Ciabatta, attenzione qui ciabatta, la vittoria del Freedom sarebbe impensabile e anche troppo incredibile, no? Allora in mezzo, attenzione, ciabatta, di scivolata si vola qui Vulcanoff e salva un gol, perché da lì ciabatta è uno che non sbaglia, l'abbiamo visto prima. Ciabatta, attenzione, priceless, 3 minuti di recupero, ultima azione forse per Lake City che non può perdere adesso il pallone, un pareggio ovviamente sarebbe meglio al Freedom che ha un punto in più e quindi rimarrebbe a 25 punti insieme alla Gnocca e resterebbero Lake City e Mostra senza qui e Salam, la Tanzoschi, troppo lento qui il Salam, sì controllo buono però poi aspettato un po' troppo per tirare e finisce qua 0-0. Anche questa tra Lake City, tra Freedom e Lake City può essere soddisfatto General Cruz anche con 2 uomini in meno. Con questo è tutto amici sportivi, alla prossima, alla 25ª giornata del campionato Pro League. Ciao amici.